Il comune di Settimo Torinese è la prima amministrazione del Nord Italia che concede ai suoi cittadini la possibilità di esprimere la propria posizione rispetto alla donazione degli organi anche all'anagrafe. Il progetto è denominato Una scelta in comune, realizzato in collaborazione con il Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti. In due giorni già 10 nuove adesioni. I donatori di organi potrebbero crescere con la decisione del Comune di Settimo Torinese, che prima amministrazione del Nord Italia concede ai suoi cittadini di esprimere la propria posizione rispetto alla donazione degli organi anche all'anagrafe. L'occasione per dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti al personale dell'anagrafe firmando un apposito modulo. La decisione sarà inserita nel sistema informativo trapianti, il database del Ministero della Salute, che permette ai medici che lavorano nel coordinamento di consultare in caso di possibile donazione la dichiarazione di volontà dell'individuo. Ovviamente la scelta può essere modificata in qualunque momento agli sportelli dell'ASL. È stato tutto studiato in un progetto, c'è stato un progetto pilota nel 2012 che è partito a Terni e a Perugia, e si è visto che la cittadinanza di queste città ha accolto con estrema favorevolezza questa possibilità. Un cittadino su tre che andava a rinnovare la carta aderiva, e di chi ha manifestato la volontà il 95% ha poi dichiarato di voler donare gli organi. Quindi, vista la favorevolezza, visti i risultati, si è estesa questa opportunità a tutti i comuni italiani, e di fatto da agosto è diventata legge, con la legge del 9 agosto del 2013, e piano piano tutti i comuni dovranno arrivare a fornire questa opportunità. Il tutto viene coordinato dal Centro Nazionale Trapianti, e in Piemonte è il comune di Settimo. Attualmente in Italia c'è l'Umbria che partecipa in toto, le Marche, alcuni comuni dell'Emilia Romagna, e poi c'è Settimo adesso.